magazzino una volta al mese, spingere un carrello pieno sotto braccio a te e parlar di surgelati rincarati, far la coda mentre sento che ti appoggi a me, prepararsi alla partenza con gli sci e scarponi, essersi svegliati presto prima delle sei e fermarsi in trattoria per un panino e restar due giorni a letto, non andar più via, perché no? Perché no? Perché no? Terra, i semi e qualche grande vaso, coltivare un orto sul balcone insieme a te. Chi rubò la mia insalata? Chi l'ha mangiata? E rincorrerti sapendo quel che vuoi da me. Chiedermi opuscoli turistici della mia città. Berlusconi sa per certo che è stata data la garanzia piena, non adesso, nel 1994, che non sarebbero state toccate le televisioni quando ci fu il cambio di governo. E lo sa. Lo sa lui e lo sa l'onorevole Letta. E lo sa l'onorevole Letta. Comunque, a parte questo, la questione è qui un'altra. Voi ci avete accusato di regime nonostante, ripeto, non avessimo fatto il conflitto di interessi, avessimo dichiarato eleggibile Berlusconi nonostante le concessioni, non avessimo aumentato durante il centro-sinistra il fatturato di Mediaset, è aumentato di 25 volte. Perché no? Perché no? Perché no? Scusi lei, mi amo, no, non lo so, però ci sto. Perché no? Perché no? Perché no? Però ci sto, però ci sto.